Buongiorno dallo Stadio Olimpico di Roma. Un saluto biancoceleste da parte di Luigi Sinibaldi. È una splendida giornata. Benvenuti alla festa di Lazio Empoli. Benvenuti nel giorno del 50° anniversario dallo scudetto 73-74. Via, partiti per questo match. Marušić per Kamada, c'è un errore, attenzione a Bastoni, azione pericolosa, Bastoni, il pallone che accarezza la traversa, va direttamente Bastoni, pallone malizioso, il pallone che finisce direttamente sul fondo. Usai, Guendouzi sbaglia, mette il pallone ancora dalle parti di Cancellieri in area, Cancellieri blocca ancora, Cancellieri, Caputo, e pallone che finisce fuori, Mandas! Cosa ha preso? Cosa ha preso Mandas? Una parata spaziale. Felipe Anderson, che palla per Immobile. Area di rigore, attenzione. Cantiere in porta, Caprile. Calcio d'angolo. Ancora l'Empoli, Marin. Avanza, occhio al suo destro. Cerca il tiro in porta, Marin. Non c'è deviazione di Mandas. Pallone sopra la traversa. Zaccagni della bandierina. Palla sul primo, palla di deviazione! Ed eccolo il gol di Patricio Caparrocchil! Patrick! Al 48esimo, Lazio in vantaggio! All'ultimo respiro del primo tempo! Patrick! Può andare in profondità la Lazio, ancora Guendouzi in area di rigore, ancora Guendouzi, pallone dentro, attenzione ancora, cerca di riporta Zaccagni, poi occhio ancora Felipe Anderson, Caprile, Castellanos, ancora Kamada, sempre lui, carica il destro Kamada, anzi era il sinistro, da fuori area, tutti nell'area di Mandas, pallone sul secondo palo, deviazione ancora Mandas, si fa trovare pronto. Con le mani Marušić, poi attenzione a Pedro che apre ancora per Vesino, la piazza sempre lui, Mattias Vesino mette probabilmente la parola alla fine su questa partita al 44esimo della ripresa, ancora un gol di Mati Vesino, che giocatore, c'è il tiro in porta, Mandas insuperabile, meraviglioso, Christos Mandas abbracciato forte da Patrick, e finisce qui il match, non c'è il tempo per battere il calcio d'angolo, l'Empoli si ferma qui con una Lazio che vince per 2-0 ed era destino che dovesse rimanere inviolata la porta di Christos Mandas.